Il racconto di Simona si conclude con delle domande molto importanti, delle domande che ci facciamo anche noi, perché da anni noi cerchiamo di trovare delle risposte al problema della violenza sulle donne e che cresca la consapevolezza, la sensibilità da parte della società, da un lato, ma soprattutto da parte delle istituzioni, sia a livello locale, che sono le istituzioni con le quali ci confrontiamo, quelle del comune, della provincia, della regione, e sia a livello nazionale. Abbiamo anche, diciamo, nel frattempo potuto mettere a segno dei risultati positivi, cioè non siamo all'anno zero, non cerchiamo di non deprimerci eccessivamente. Perché in questo periodo comunque abbiamo ottenuto che appunto ci fossero queste leggi regionali che hanno il grave difetto principale che è quello di non essere finanziate. Però c'è stata anche la possibilità di accedere a dei finanziamenti che sono stati messi in atto a livello nazionale dal Ministero delle Pari Opportunità per sostegno ai centri antiviolenza, con delle gare d'appalto che qualcuno naturalmente ha vinto e qualcun altro no, e questo è un limite, e anche dei finanziamenti che sono arrivati da parte attraverso la Regione, ma da parte dell'Europa, e che la Regione però ha il grave, proprio la colpa, non si può definire altro che colpa, di aver messo questi finanziamenti approvati dall'Unione Europea a disposizione della città di Napoli soltanto in zona Cesarini, cioè soltanto alla fine dell'anno scorso, quando ormai il periodo di tempo in cui questo piano strategico per contrastare la violenza doveva essere attuato, che era di 3-4 anni, è arrivato ormai agli sgoccioli, perché bisognerà rendicontare chiunque vinca questo bando, questi fondi europei per il centro antiviolenza e per la casa di accoglienza, bisognerà rendicontare entro il 30 novembre di quest'anno. Quindi si tratta veramente di una, come dire, io non vi racconto, sono molto emozionata anch'io perché vorrei farvi capire quanto noi abbiamo lottato perché fossero sbloccati prima questi fondi, perché non fossero dati in maniera così asfittica, così tale da produrre una scarsa continuità nelle attività, negli interventi che saranno attuati. Perché questo piano, per esempio, prevede che ci siano dei punti d'ascolto nelle municipalità, che è importante, è quello che abbiamo sempre chiesto, che fosse, diciamo, reso più capillare la possibilità di intercettare la domanda da parte delle donne. E questo progetto lo prevede, la possibilità di aprire questi punti di ascolto nelle varie municipalità. Ma per quanto tempo? Per 5-6 mesi? Dopo? Che succederà? Il difetto principale, appunto, come denunciava anche lei, è proprio questo, che non si riesce a dare non solo organicità, ma non si riesce soprattutto a dare continuità al sistema e soprattutto non si riesce prioritariamente a costituirlo un sistema e che si dia l'opportunità di farlo, ma in una maniera così risicata, così soffocante. È veramente una cosa che grida vendetta al cielo perché insomma, non ci dà la possibilità, pur avendo dei fondi, di poterli utilizzare per poter operare al meglio. Vi presento a questo punto, do la parola a Titti Carrano, che è la presidente dell'associazione DIRE, Donne in Rete contro la Violenza, che è un'associazione nazionale che raccoglie, mi pare 64 sono arrivate,
63 centri antiviolenza e case di accoglienza che sono sparsi per tutto il territorio nazionale e che ha ricevuto, diciamo, l'incarico della presidenza di questa associazione, che si è costituita già nel 2009, l'ha ricevuto circa un anno e qualche mese fa, e da allora ha dato veramente un grande impulso all'associazione. C'è stata proprio una svolta notevole, che qualcuno di voi che segue magari le trasmissioni in televisione avrà anche notato, le volte in cui Titti è intervenuta anche a trasmissioni televisive, cercando di veicolare un po' le analisi che noi facciamo, che, come ha detto lei, rispetto alla situazione delle cause della violenza sulle donne, e anche di veicolare un linguaggio nuovo. Finora siamo riusciti a far passare il termine femminicidio, già è qualche cosa. Il fatto che ormai sia stato questo termine, diciamo, inventato dalle donne, sia stato reso, diciamo, di pubblica fruizione. Tutti quanti ormai parlano di femminicidio, giornalisti maschi, femmine, senza problemi, e questo, diciamo, è una piccola soddisfazione, una piccola vittoria da parte nostra. Cedo la parola quindi a Titti Carrano.